Stavo pensando che abbiamo superato in maniera eccelsa i 150 anni di non unità d'Italia. Sì, ora è inutile che ce la meniamo più di tanto, l'Italia non è un paese unito nel senso proprio della parola unione. Sono mille le differenze fra nord e sud, cominciando da quest'estate, da Roma in su, freddo, Babbo Natale, orsi polari e piogge. Da Roma in giù, deserto e 9000 gradi Fahrenheit e poi Celsius, insomma, oltre alle differenze climatiche ci sono quelle culturali, dialettali, eccetera, eccetera. Io però volevo dire la mia appunto su questa unione del paese. L'Italia non è un paese sincronizzato, non c'entra nulla l'unione, è tutto un fatto di sincronizzare il paese. Faccio un esempio dettato dalle mie esperienze. Io vivo a Milano quando hai una riunione o devi vedere un amico per un caffè, allora ci vediamo verso le 2:30, va bene, presa, 2:30 caffè. In Sicilia e in generale al sud Italia, quando senti l'amico dici ci vediamo alle 2:30, momento di silenzio imbarazzante, manco se gli avessi insultato la mamma, ammazzato la sorella e il padre insieme, stuprato il nonno. Le risposte sono 2:30, sei pazzo? Io magari ancora sto mangiando alle 2:30. Altra cosa, questo dici, vabbè, sono nelle pause. Diciamo che al nord sono gli uffici che dettano le regole, quindi la pausa di solito generalmente è di 1 ora dall'1 alle 2. Al sud è un po' più lunga, tipo dalle 1 alle 4. Poi non sempre uguale. Quindi vedete che è un paese non sincronizzato, ma la cosa più terribile anche a livello umano accade la sera. Quando io vengo in Sicilia, alle 6 e un quarto di pomeriggio inizio ad entrare nel panico, perché abituato al nord la giornata lavorativa sta finendo, quindi se devi fare delle chiamate, dovevi chiudere delle robe, eccetera, diventi un pazzo, t'attacchi al telefono, fai. In Sicilia alle 6, 6:30 di pomeriggio è ancora primo pomeriggio. Cioè, la gente si è ancora attivata da poco, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mi prendono anche per pazzo a volte che mi vedono qui a me alle 6, un quarto, già, cazzo, sta finendo la giornata, devo chiamare quello, devo chiamare quell'altro perché poi non mi risponde, poi se ne va a casa. Al sud finisce, diciamo, la giornata lavorativa verso le 8. Quindi vedete, il problema non è un problema di unione, è un problema di sincronizzare il paese. Anche se il clima lo rende forse un po' difficile, non solo il clima.